En español. ¿eh? Sí. Hola Fabián, buenas tardes. Eh, Jesús Carrillo para Barça TV y Barça TV Plus. Mañana os vais a juntar dos personas, dos paisanos de, de los palacios. No sé si vais a ser titulares los dos. Sería la primera vez quizás en competición europea. Que dos futbolistas de los Palacios de Sevilla se juntasen. Me gustaría saber allí en los Palacios qué irán con el Napoli de Fabián o con el Barça de Gavi. Y me gustaría que me hablaras un poquito de la irrupción de un chaval de 17 años en el fútbol español y en el fútbol europeo, que es realmente una cosa impresionante. Gracias. Bueno sí se, será un partido especial sobre todo para la gente de mi pueblo no porque bueno no, es la, no se ve muchas veces no a dos jugadores del mismo pueblo pues, jugar partidos a cinta importantes no sobre todo en Europa pero bueno eh, será bonito no porque me podré enfrentar a él no en un chava que está que está iniciando ahora no todos sabemos de su calidad de de cómo está evolucionando y E bueno, eh, come palaciego e paesano suo, pues, le tutto lo meglio, meno mañana, ¿no? Así que, que nada sarà molto bello. Ciao Fabian, Ciao. spesso i tuoi compagni nelle interviste che hanno rilasciato ultimamente parlavano della vostra voglia di vincere il titolo in Italia, quindi questa voglia di combattere fino alla fine. Ma quanto vale per voi l'Europa League? È un obiettivo importante di questa stagione, ci credete? Grazie. Sì, certo. Eh, sappiamo tutti che è una competizione molto importante, dobbiamo andare fino alla fine no? e vincere tutte le partite, ma sappiamo che domani sarà una partita molto difficile. Loro sono una, una bella squadra no? con giocatori forti, ma anche noi stiamo facendo bene quest'anno, veniamo da di una dinamica molto buona e speriamo di domani di vincerla. Buenas tardes, Jan Tellez, de Diario de Barcelona. Mi pregunta es para Fabián. Hoy por la mañana, Pedri decía que quien domine el centro del campo puede acabar eh, llevándose la victoria. ¿Vuestro objetivo es dominar el partido con balón, te, eh, dominar el centro del campo o defender y jugar al, contra, al contragolpe? Gracias. Bueno, no solo el centro del campo, ¿no? Al final, creo que somos un equipo en el que le gusta tener la pelota, que le gusta dominar los partidos. Sabemos que al Barcelona también, ¿no? Entonces será una guerra importante, ¿no? Eh, creo que, que el que intente dominar más tiempo con, con la pelota será fundamental y bueno intentaremos de, de tenerle la pelota, de robársela pronto porque sabemos que, que ellos son fuertes, ¿no? Con la pelota, entonces bueno intentaremos tenerla el mayor tiempo posible nosotros. Chau Fabián, eh, se aquí. In diretta su Canale 21, oggi Xavi ha detto che il Barcellona, anche se prova rabbia per non essere più in Champions League, non vuole sottovalutare questa competizione, che il Napoli è una squadra forte che è una vera e propria sfida da Champions. Ha detto anche che loro possono provare a vincerla. Mentalmente come si prepara una sfida del genere sapendo di affrontare un club così blasonato. Sí, lo sappiamo, que loro son de que la vogliono vincere, ¿no? Porque son un club muy fuerte, i giocatori ce sappiamo que loro domani estarán en campo per vincerla. Ma anche nosotros, que hemos preparado esta partita bene, con, con Voya, y speriamo que, que domani podamos portar un bel resultado a casa, aunque sappiamo que será muy difícil. Eh, hola Fabián, aquí Javier Gascón, de Mundo Deportivo. Hoy pues le han preguntado a Xavi por, por el rendimiento de Busquets, porque se le está cuestionando por, por experiencia, por veteranía. Quizá eh, tú que le conoces bien de la, de la selección, ¿qué, ¿qué te parecen esas críticas? Bueno, yo nunca podré criticar a Sergi, ¿no? Eh, para mí es uno de los jugadores, eh, de los mejores jugadores del mundo ¿no? todo en el centro del campo he tenido la fortuna de, de poder jugar con Eno en el campo se nota muchísimo él te hace que todo sea más fácil porque ver el fútbol eh, en un solo toque antes de que llegue el balón ya ya sabe la jugada y para mí es un placer poder jugar con él en centro del campo no, no podría criticarlo nunca Buenas tardes, Laia Coel de rac mi pregunta es qué tipo de eliminatoria te imaginas si crees que se va a resolver todo en la vuelta y teniendo en cuenta que el Barça está en un proceso de transición, que hay muchos jugadores jóvenes y vosotros sois un equipo que ya lleváis más tiempo jugando juntos, si crees que esto puede ser un punto a favor vuestro. Gracias. Bueno, creo que, que empezaron este año con, con un poco de dificultades, pero vemos que, que, ya, que ya están, están bien, ¿no? que vienen en una dinámica muy buena. Eh, tiene jugadores muy jóvenes con, con muchas ganas, así se ha visto. También se han reforzado este mercado de invierno con, con cuatro buenos jugadores, aunque uno no podrá estar. Pero bueno, será una eliminatoria muy difícil. Eh, sabemos que, que son dos partidos que no se resolverá mañana, pero intentaremos sacar un buen resultado para que luego en el siguiente partido en casa pues, pues tengamos ese pequeño favor para, para nosotros. Hola, Fabián eh, Ruth Vilar de Cataluña Radio. Quería preguntarte ahora: cuando toca un sorteo del Barça, ¿es menos temible o da menos respeto que en años anteriores? La sensación es que es una eliminatoria que se puede superar. Para nada. Eh, al final estamos hablando del Barcelona, ¿no? Todo el mundo sabemos de, del gran club que es, ¿no? De todos los años que, que vienen. Jugando eh, al fútbol, che vienen ganando tantos títuli, e per noi è un partito eh, bonito, ma a la vez rispettoso, ¿no? perché sappiamo che in frente tenemos al Barcelona. Ciao Fabian, ti volevo chiedere, visto che le caratteristiche diciamo, sono diverse, cosa cambia per te in termini di posizione in campo e dimensioni quando giochi con Lobo o quando giochi con Anguisson? Per me non cambia niente, abbiamo un stile di, di gioco e tutti e due sono, sono forti, anche Demme che non sta giocando molto, ma quelli che giocano alla fine eh, facciamo bene, stiamo lavorando tutti insieme, sempre la, misma forma, sempre la stessa formazione, stessa idea, allora non cambia molto. Buonasera. Eh, oggi Xavi ha detto che non si sentono i, i favoriti per la vittoria finale, ma sono tra i candidati. Se tu dovessi mettere una classifica anche il Napoli tra i candidati, vi sentite tra i candidati di poter arrivare a vincere questa competizione? Non lo so se siamo i primi tre favoriti, ma sappiamo che siamo una squadra forte, che stiamo facendo bene e, e vogliamo e, lottare per restare. El más avanzado posible, ¿no? Sabemos que esta eliminatoria será muy difícil, pero sabemos que, que somos una buena bella escuadra, una escuadra que está haciendo bien y podemos vincerla. Buenas tardes, Fabián. Víctor Navarro de la Cadena Cope. Para esta eliminatoria, ¿quién es favorito? ¿Un Nápoles que está luchando por la Serie A o un Barça que lucha por clasificarse para la Champions? Gracias. Bueno, no creo que, que haya favorito. Eh... Son dos equipos que, que están haciéndolo bien, eh, dos equipos en el que le gusta tener la pelota, en el que tiene buenos jugadores y creo que se resolverá en pequeños detalles. ¿no? Al final son dos partidos, eh, ahora este año han quitado la normativa del gol, pero, pero bueno, se, se decidirá creo en, en Nápoles y esperemos que, bueno, que, que pasemos nosotros. Hola Fabián, aquí a tu derecha, es un Tejedor para la cadena SER, desde el momento que no has renovado tu contrato con el Nápoles ya se empieza a hablar de posible interés de los equipos grandes de aquí de España, del Barça, del Madrid, eh, no sé si a ti hay alguno de estos proyectos que te pueda parecer eh, atractivo para tu futuro, cuál te parece más atractivo, si te has imaginado nunca jugando como local aquí en el Camp nou con la camiseta del Barça. Eh, bueno, siempre es bonito que te relacionen con, con los grandes clubes de Europa, ¿no? sobre todo de España. Pero bueno, como he dicho ya, tengo un año más de contrato. Eh, estoy muy feliz en el Napoli, estoy a gusto y ahora solo pienso en, en hacer las cosas bien y, y en el partido de mañana, que, que sabemos que será muy difícil. Hola Fabián. El Napoli de Spalletti fue uno de sus puntos de fuerza, seguramente el possesso de palla, no en un caso que voi siate los primeros en Serie A y los segundos en Europa League. Dall'altra parte però c'è il Barcellona che ha creato la sua storia recente, super prestigiosa, proprio attraverso i passaggi di qualità. Ti chiedo se forse non è ipotizzabile un Napoli che aspetti un po' di più, però sia pronto ad essere concreto proprio attraverso i tuoi piedi e le tue verticalizzazioni. Grazie. Sì, come ho detto prima, siamo due squadre che le piacciono giocare pala, no? e Per quello è. Ma noi non no dobbiamo cambiare il nostro stile, dobbiamo iniziare volando la pala, iniziare da dietro, ma sappiamo che loro vengono forti a pressare, sarà difficile, ma penso che, che con, con la pala siamo più forti. Grazie Buonasera Luciano. Buonasera Luciano, più cuore o più cervello stavolta? Più cuore o più cervello in una partita del genere? In queste partite qui ci vogliono più cose, non una soltanto. Sarebbe un po' come... chiudersi in una qualità sola da esibire, ci vogliono più qualità, ci vuole cuore, bisogna stare calmi di saper scegliere quali, quali sono i momenti giusti della partita, bisogna saper soffrire. Per cui corsa, qualità e... e e conoscere il calcio e seguire Repubblica. Sì, buonasera. parla spesso di mentalità vincente. La squadra che ha una mentalità vincente domani, come si approccia al Santiago e eh, al, Santiago, al Berna, allo Stadio del Barcellona. E la seconda domanda che le volevo chiedere come cambia la sua preparazione alla gara? Tenendo conto che domani per la prima volta il gol in trasferta non vale doppio? Grazie. Mi sembra di non aver parlato molto di mentalità vincente, io dico che dobbiamo cercare di essere sempre il Napoli quando andiamo in campo ad affrontare delle avversarie. Noi dobbiamo cercare di dare sempre il massimo, dobbiamo sapere che abbiamo delle, delle caratteristiche, delle qualità per cui puntare più sulle, sulle qualità che abbiamo e cercare sempre di offrire un buon calcio perché il nome che portiamo, il, la qualità del, del calcio della città, de, delle aspettative della città, del della storia del calcio Napoli dice che dobbiamo andare in campo a tentare di vincere le partite e, e poi non fare distinzioni fra, fra queste gare. Eh, si diventa grandi attraverso, attraverso le partite, vincendole, attraverso il rincorrere le competizioni, attraverso... Il rincorrere i risultati contro qualsiasi avversario. Come si è sempre detto non c'è una, una divisa da mettere tra una differente tra una partita e un'altra. Dobbiamo essere sempre gli stessi. Se no è come dire bisogna. Trovare il contesto giusto per essere sempre noi stessi. C'è solo, solo quella ricerca di vittoria e di fare anche un buon calcio. Prego, come? Con il trasfetta non cambia niente, cambia assolutamente niente. Noi si va per per fare gol e di, e di avere un equilibrio di squadra, perché poi contro squadre di questo livello, che hanno calciatori che sanno ribaltare l'azione, che sanno attaccare la linea difensiva, che sanno come fare, non bisogna perdere equilibrio. Sì, mi riallaccio. Buonasera a questo discorso. Uh, vi tocca il Barcellona dei sedicesimi di Europa League, quindi diciamo un po' prestino. Uh, va bene così o poteva andare meglio? Grazie. Se abbiamo velleità da arrivare in fondo, e se crediamo veramente di poter ambire a dare delle gioie ai nostri tifosi, di quelle vere, di quelle che meritano, perché. Anche domani ne avremo tantissimi al seguito. Dobbiamo farci trovare pronti a giocare contro qualsiasi avversario in qualsiasi momento. Non possiamo scegliere quale sia il periodo e il contesto. Hola, Mister, aquí Gerard Lorente de Más Pelotas. Um... El fin de semana pasado tú dijiste que tu idea era jugarles de tú a tú al Barça. Eso significa que le vais a competir la posesión y el dominio del partido, o que por lo contrario renunciaréis a eso y aprovecharéis las contras para hacer daño. Todo eso, destacando que el Barça está sufriendo mucho últimamente el contraataque. Gracias. La traducción la fa. Dímelo, Fabián. La fa, Fabián. Síntesis de la domanda. Scusami, eh. dimmi se sì, noi vogliamo tenere la palla contro di loro, come tu hai detto, o, o che sì, dobbiamo aspettare un po' dietro e giocare al contropiede. Perché loro non no vengono vale. in una bella dinamica, ma noi cercheremo di fare la nostra partita. No? Non useremo una tattica particolare per quello. Che sarà l'avversario? Noi dobbiamo andare ad, ad esibire quello che è il nostro calcio, quello che è il nostro marchio di, di gioco di squadra. Poi è chiaro che ci saranno dei momenti dove saremo costretti a difenderci e vedremo di sfruttare il campo aperto che ci verrà lasciato. Io non sento niente però. A ver, hola, ¿qué tal? ¿Ahora sí? Lola sí, sí. Hernández, sí. Fox Sports sí, sí. ¿Sí? Vale Esta mañana le preguntábamos a Xavi Hernández por la ausencia de Irving Lozano de Chucky, decía que era un magnífico jugador que le gustaba mucho ¿Cuánto va a notar esa ausencia el, el Napoli mañana? Gracias Nosotros estamos a posto così. Noi abbiamo tutto quello che ci necessita per essere il solito Napoli. Una squadra non può dipendere da un calciatore solo, pur bravo che sia. Perché, perché se poi ti viene a mancare in una partita la disponibilità della qualità di quel calciatore lì, non puoi perdere il discorso di che tipo di squadra sei per cui lo Zano sappiamo che, che quando tornerà ci potrà dare la qualità dei suoi strappi la qualità dei suoi gol la qualità della sua personalità perché è un calciatore che ha personalità però il Napoli ha una rosa a disposizione che può sopperire. A qualsiasi assenza. Buonasera mister, sono qui alla sua destra. Sì, buonasera a lei. Indipendentemente dalle sue scelte, che ovviamente non ci dirà mai eh, alla vigilia di questa partita, lei ritiene che Mertens e Dosimen possano giocare insieme domani? Noi quando abbiamo delineato quella che è stata la rosa iniziale... Abbiamo tentato di mettere calciatori che possono giocare tutti insieme all'altro. Secondo me con questi due ci va messa anche Petania, che Petania può giocare sia con Osimen e sia con Mertens. È chiaro che bisogna pensare, come abbiamo detto spesso, alla partita in generale, ai 95 minuti di partita, non soltanto a quello che può essere l'inizio e quello che possono determinare le scelte di due calciatori messi insieme. Sono, sono equilibri di squadra e poi... Che le, che la squadra tutta sappia quello che fare per muoversi in maniera coerente in base al tipo di situazione che, che gli si prospetta davanti. Buonasera, ci vorrebbero due palloni forse domani, al di là della battuta. Non ho capito, ci vorrebbero forse due palloni domani, visto le impostazioni delle due squadre. Al di là della battuta, la, il fatto di speccarsi su un club che ha una storia da questo punto di vista, eccetera, può essere anche utile a ritrovare quella leggerezza, quella convinzione di cui lei ha parlato dopo l'Inter in chiave anche campionato? Cioè questa Europa League fatta per bene può aiutare nella crescita della squadra eh, anche in chiave scudetto. E poi brevissimamente eh, se si venne in condizioni di. Eh, giocare l'intera partita visto il, il problema fisico che ha avuto o meno al di là se lo schiererà o meno se è nelle condizioni di io all'inizio sentivo male però quella leggerezza di, di... lei dopo la partita con l'Inter ha parlato che sta, la squadra ah, deve trovare questa leggerezza queste partite per certi versi sono talmente ad alto livello che forse possono aiutare da questo punto di vista la squadra a fare quell'ulteriore salto di qualità eh sì, sicuramente sì, sono partite speciali perché, perché ultimamente abbiamo usato che ci sono partite che sono una figata da, da, da giocare, da vivere. Anche questa è una di quelle partite lì. Le, le potremmo chiamare i dream matches anziché. Europa League sono partite così belle che fanno parte dei sogni di ciascuno di noi e attraverso queste partite qui si riesce poi ad avere risposte veramente forti di che tipo di personalità e di che tipo di qualità hai che tipo di personalità, che tipo di qualità hai raggiunto, che a che livello sei per poter giocare un calcio top. Per cui noi tenteremo di fare questo, come abbiamo già detto. Poi la seconda domanda era... Osimen, ieri a fine allenamento... Niente di muscolare, niente di muscolare. Fino all'allenamento ha avuto un risentimento con un leggero gonfiore a un ginocchio e per precauzione io l'ho lasciato a riposo per vedere poi come sta domani e lo valuteremo domani. Ieri ha finito l'allenamento senza avere nessun, nessun tipo di problema. Salve mister, eh, volevo chiederle, oggi eh, Xavi ha parlato con enorme rispetto del Napoli dicendo che è una squadra capace di giocare sia tenendo il pallone sia anche con un baricentro più basso e cercando il contropiede. Eh, lei come ha visto il Barcellona negli ultimi due mesi, immagino che l'abbia studiato bene, eh, è una squadra che fa meno paura rispetto agli anni scorsi e se col mercato di gennaio eh, è cresciuta la vede con maggiore consapevolezza della sua forza grazie agli acquisti che ha fatto? Eh, Xavi è uno di quei calciatori, è stato uno di quei calciatori, ora lo farà sicuramente da allenatore, di quelli che conoscevano benissimo il calcio, di quelli che sanno usare tempo e spazio dentro le partite. Io ho letto una sua intervista dove diceva, faceva un po' il paragone o metteva a confronto che cosa volesse essere il bello e il buono del calcio. Lui è uno di quelli che sicuramente saprà infondere alla sua squadra e avrà già dato molto di quella che era la sua conoscenza e la sua qualità quando era calciatore. Eh, lui probabilmente vorrà riportare il Barcellona a dei livelli come è stato in precedenza, però per quello che io ho visto nelle ultime partite mi sembra già un buon punto perché costruisce l'azione dal basso sempre, va sempre alla ricerca di tenere una linea difensiva alta e di andare a fare un calcio propositivo offensivo. Hanno messo dei calciatori dentro ora nel mercato di dicembre che possono dare quegli strappi e quella qualità di imprevedibilità di, di, di calciatori che, che sanno risolvere la partita anche da soli, per cui io la vedo a un buon livello la nostra avversaria e sicuramente Xavi poi riuscirà a portarla dove lui pensa. Sono qui, Radio Rai, buonasera Mistura. In parte ha risposto sulla, sulla partita. Le chiedo però sul luogo questo luogo mistico in cui siamo, in cui hanno giocato tante divinità. Tutto questo che sensazioni le offre? Eh sì, se cominciamo a pensare a quella che è la storia di questo club e a come si chiama questo club si corre il rischio <ride> di di intimorirsi, per cui è meglio, è meglio andare a pensare a quello che deve essere il calcio che dobbiamo esibire noi, la forza che dobbiamo avere noi, quali sono le nostre ambizioni, che cosa dobbiamo tirar fuori oltre i nostri limiti noi. Dobbiamo focalizzarci su quella che è la, la, la qualità della nostra squadra. Noi dobbiamo... Eh, Pensare a fare quel calcio che abbiamo fatto vedere pensando che mh, non sia più un'aspirazione, un una, un, una ricerca, ma che, che lo abbiamo già dimostrato e che lo possiamo far rivedere ecco. Perché le nostre capacità sono quelle lì. Grazie, buonasera a domenica.